La Procura della Repubblica di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla morte del bambino di 7 anni annegato in una piscina di Vico Equense in Penisola Sorrentina a Ferragosto. A Castellammare di Stabia, intanto cittadina originaria, la famiglia del piccolo è lutto cittadino. Il sindaco Luigi Vicinanza ha annullato ieri la festa di Ferragosto con i fuochi pirotecnici in villa comunale. Cordoglio espresso anche dal sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello. Proseguono intanto le indagini dei carabinieri di Sorrento sulla tragedia. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, ma tra le ipotesi circolate sembra che la giovane vittima possa essere stata colta da un improvviso malore, forse una congestione dopo il tuffo nella piscina dell'agriturismo dove alloggiava con la famiglia. La Procura della Repubblica ha sequestrato la salma per disporre eventuali esami autoptici dai quali potrebbero emergere ulteriori elementi utili a chiarire le cause del decesso. Il corpo è stato trasferito nell'obitorio dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. I carabinieri che indagano sull'episodio non escludono alcuna ipotesi. Secondo le prime informazioni, il bimbo sarebbe stato visto privo di sensi in acqua e soccorso da un bagnino presente nella struttura e dai genitori. Il piccolo, però, nonostante i tentativi disperati di rianimarlo, non ce l'avrebbe fatta. Sul posto è arrivato anche il personale del 118 che ha cercato invano di salvarlo.